Pomeriggio dal Pala Poggetti, si torna a giocare dopo la sosta del campionato per la Coppa Italia che è stata vinta dall'Unieuro Forlì, formazione capolista di questo girone. La partita di oggi si gioca fra GR Service e Valentinas Bottegone, formazione pistoiese, che arriva qui a Cecina con una vittoria nell'ultimo turno nel recupero in casa contro Valsesia, formazione allenata da coach Russo, che ritorna in panchina quest'oggi dopo aver scontato le giornate di squalifica. Vediamo chi andrà in campo a inizio gara. Gli arbitri dell'incontro sono Menegalli e Pellicani. Cecina resta con Zaccariello in campo nel quintetto base. Toscano è rientrato ma inizia dalla panchina. Con lui c'è Del Testa, Caroti, Fratto e Gambolati. Risponde la formazione ospite con Giannini, Divac, Toppo, Fiorito e Magini. Prima palla a due della gara. La conquista il Bottegone. Subito Divac che cede palla a Giannini, che va a attaccare, mette a segno due punti appoggiando alla tabella. Primo vantaggio è zona per la formazione ospite subito dalla prima azione. 2-3 la zona, l'attacca girando palla per l'inesterne Cecina. Ora Caroti va a sfruttare un blocco, poi va ad attaccare il ferro, si riapre su Gambolati, restano 4 secondi, tira Caroti, sbaglia, rimbalzo di Toppo, palla per Magini, su di lui difende Caroti, chiama lo schema Magini, va a servire Divac, poi lo stesso Magini, fuori la palla ancora per Divac, poi c'è un cambio con Fiorito che va al tiro e mette la tripla.
il numero 19 per il 5-0 subito in avvio e si ripiazza a zona. Gambolati gira palla, poi per Fratto, va ad attaccare Fratto, apre per Caroti, il quale fa saltare il difensore, tira Zaccariello da tre punti, tiro che non va, tocco di Gambolati al rimbalzo e pallone da consegnare alla formazione ospite. Giannini in palleggio, è lui che si incarica di portare avanti il pallone, poi serve Toppo ancora per lo stesso Giannini, fuori della linea da tre punti, palla per Divas che cerca di servire Toppo sul triangolo, palla che non va e quindi possibilità di nuova azione per i rossoblù, che affrontano ancora la zona 2-3, girando ancora pallone per linee esterne. Fratto si va ad avvicinare a canestro, c'è un fallo della difesa, il fallo è del numero 21 Divaz, primo fallo e primo anche di squadra. Nuovi 14 secondi per l'attacco rossoblù, Zaccariello si incarica della rimessa, va da Caroti, palla che gira per linee esterne, torna ancora in mano a Zaccariello. Caroti attacca il ferro, passaggio poi per Fratto che sbaglia da sotto, il rimbalzo è conquistato ancora da Toppo. Giannini corre in contropiede, si arresta davanti a Zaccariello e mette a segno il secondo canestro della sua gara. Palla per Del Teste, è lui che ci prova e la prima segnatura è una tripla del capitano. Magini in palleggio, difende su di lui Caroti, palla toccata da Gambolati su Toppo che ora rincula e va a mettere a segno un bel canestro appoggiando alla tabella. Nuovamente zona, non riesce ad andare vicino, canestro valido per Fratto e fallo di Toppo. Tiro libero supplementare e secondo fallo di squadra per gli ospiti. Fratto in lunetta per chiudere un gioco da tre punti. Sbaglia il tiro, rimbalzo di Divas, palla poi per Magini, Fiorito sul quale c'è in difesa Caroti, Fiorito li tira sopra la testa e realizza il punto numero 11. Ancora zona con Fratto ad attaccarla, fuori per Caroti, ci prova lui da tre e Caroti mette la tripla, ha trovato spazio fuori della linea da tre punti ed ha segnato. Ora Magini di nuovo in attacco per Giannini, lo stesso Magini, scambiano i due esterni, palla per Toppo vicino a canestro, c'è un fallo di Caroti sul taglio di Divaz, primo fallo anche per la formazione della GR Service, si rimette dal fondo, 14 secondi per chiudere questa azione quando sono stati giocati 3 minuti e mezzo, 6:30 alla fine del primo quarto. Palla per Divas che però sbaglia, un tiro molto facile, Caroti può andare in attacco, Del Testa si arresta, ancora per lo stesso Caroti, vicino a canestro, poi gira ancora il pallone, fuori per lo stesso Del Testa, ancora da tre punti, sbaglia, ma Fratto prende il rimbalzo e mette a segno il meno uno. Magini in palleggio, Toppo davanti a Fratto che lo tiene bene, costringe a dare fuori, ancora Divaz che si avvicina, poi serve nuovamente Magini, cambio difensivo, porta Divaz solo sulla linea a tre punti, sbaglia, tocca la linea di fondo Fiorito dopo aver toccato il pallone, quindi palla rosso-blu.
è ancora zona 2-3 per la formazione ospite che sfida i tiratori. Carotti finta, poi attacca, deve tornare però indietro, del testa vicino a canestro per Fratto che si avvicina, sbaglia però da sotto, il ferro lo beffa, Magini in contropiede, blocco per lui, poi del testa va a recuperare palla ma non riesce a controllarla, mette un piede sulla linea laterale, quindi torna in attacco la formazione pistoiese. 5 minuti e 13 alla fine del primo quarto, palla consegnata a Giannini, poi Magini fuori dai blocchi, palla per Fiorito, arresto e tiro per Fiorito che oggi ha la mano caldissima e va a mettere a segno un altro punto, 100% per lui per ora. Fuori per Carotti, Zaccariello, finta, poi riapre fuori ancora per Carotti, non vogliono abusare del tiro da tre, lo fa ora del testa ma non prende il ferro, palla toccata da Fratto e rimessa a Pistoia, l'effetto ha Fiorito che va a servire Magini. Uomo ancora la difesa rosso-blu, Toppo restituisce a Magini, ancora per Toppo, Livi non è pericoloso mentre lo è Giannini, palla fuori per Divas e ancora per Giannini, fa saltare il difensore, palla fuori per Fiorito, ci prova ancora da tre, questa volta sbaglia, il rimbalzo è di del testa, poi Carotti sul blocco. Ancora per Zaccariello, dentro fuori la palla, poi però c'è una palla persa in gestione da Zaccariello. Giannini alla rimessa per Toppo che gli restituisce il pallone, su di lui ancora in difesa del testa, lo stesso Giannini per Divas. Fallo per Maurizio del testa che si era trovato nel cambio contro Toppo e rimessa ospite, 14 secondi quando mancano 4 minuti alla fine del primo quarto, due falli di squadra per entrambi. Ancora Divas per Fiorito ora, poi Giannini, finta al tiro, deve ritornare fuori dalla linea da tre punti, serve ancora Divas, questa volta il tiro va solo sul ferro, torna in attacco Carotti, batte la difesa, poi serve Zaccariello da tre punti, sbaglia, rimbalzo però di Gambolati, fuori ancora per Carotti, ci prova lui da tre punti, sbaglia, rimbalzo di Magini che consegna a Divas e poi a Giannini. Giannini per Toppo, rincula, poi va a tirare da sotto ma sbaglia, palla che può tornare in attacco Carotti, c'è un fallo per fermare la transizione da parte di Magini e time out chiesto da coach Campanella sul meno 3 quando mancano 3 minuti e 10 alla fine e il terzo fallo di Bottegone. Arbitri che vanno a richiamare
le due formazioni dopo il time out. Rimane in campo la stessa formazione per Pistoia, non ci sono cambi nemmeno per i rossoblù. ...19 secondi per l'azione. Vediamo cosa ha disegnato per questo attacco coach Campanella. Palla che va vicino a Caroti, ancora fuori, tiro che però non va e c'è un fallo di Fratto, primo per lui e terzo di squadra. Aveva conquistato il rimbalzo Divaz, 2:50 alla fine. Tutti a un fallo i giocatori finora. C'è un po' di pressione su Magini, palla che poi arriva a Fiorito, sul quale fa la guardia Zaccariello. Fiorito va ad attaccare, si ferma Magini per Toppo, sul quale difende Fratto. Ancora lo stesso Toppo che si vuole avvicinare, spinge, poi sbaglia da sottomisura. Può andare in attacco Cecina, Caroti però si deve fermare. Ancora per Del Testa, arresto il tiro per lui e canestro dalla media, mentre si sta preparando l'ingresso di Bruni. Palla ancora per Toppo, fuori per Divaz, Giannini ancora per lo stesso Divaz, palla poi che viene recuperata da Zaccariello, ma mette un piede fuori dalla linea, quindi cambio per Bruni. Entra Bruni, esce Zaccariello. ...24,9 secondi per l'azione ospite. Giannini alla rimessa, palla che viene recuperata da Gambolati, che la porta nella metà campo avversaria, serve Fratto, poi fuori Gambolati, ci deve provare lui da tre punti, sbaglia, secondo ferro, Giannini in attacco, ora è difeso da Caroti. Va ad avvicinarsi, poi deve dare palla fuori a Magini, sul quale lavora Bruni, si prepara anche Medizza. Palla fuori per Giannini, si crea un tiro in arresto e mette la tripla anche Giannini, riportando a più 4 i suoi. Prepara un doppio cambio per Cecina. Del Testa a Gambolati, poi Bruni, anche Bruni ci prova da tre punti, sbaglia, il rimbalzo è di Toppo e Cecina continua a litigare con il canestro. C'è un blocco per favorire Magini, poi c'è un'infrazione di passi non fischiata, anzi Toppo si prende due punti ed anche il fallo. Fallo che va a Bruni, arriva a 4 falli con 53 secondi da giocare. Toppo può andare in lunetta per un tiro libero supplementare per riportare i suoi a più 7, mentre entrano Medizza e Toscano. Il tiro supplementare, ancora Cecina in palleggio, ancora zona da affrontare,
Toscano per Bruni. Bruni si arresta, poi manda su Del Testa, Del Testa per Toscano che sbaglia da sotto, rimbalzo conquistato dagli ospiti, Giannini può attaccare il ferro, poi si deve fermare, palla ancora per Fiorito che oggi ha la mano veramente calda e mette anche questa tripla, più 9 per la formazione ospite con Cecina che può andare all'ultimo tiro di questo quarto. Palla per Fratto, poi Toscano, ancora per Bruni che va a attaccare. Palla, sono 3 secondi, lo deve tirare, lo fa Del Testa che mette la tripla proprio sullo scadere, riportando sul 15-21 il punteggio alla fine del primo quarto. Sta per iniziare il secondo quarto, altro cambio per Cecina che manda in campo Giacomo Dell'Agnello al posto di Fratto. Sarà la formazione rossoblu a rimettere in campo il primo pallone. Non ci sono cambi nella formazione ospite. Sarà Del Testa a rimettere il primo pallone. Gira per Toscano, poi per ora Mediza vicino al canestro. Sbaglia da sotto, prende il rimbalzo. Sbaglia ancora, ma può correre Pistoia che sbaglia. Fischio che è arrivato dopo una 5 o 6 secondi, dopo che la conclusione aveva girato sul ferro. Non abbiamo ben capito questa fischiata. Fallo al numero 9 e 2 tiri. Quindi Dell'Agnello al primo fallo e 2 tiri, fischio che è arrivato almeno 2 secondi dopo che il pallone aveva toccato il ferro e era già uscito. Campanella sta cercando di far capire l'errore, ma l'arbitro non ci sente. Divaz quindi in lunetta. Con questa conclusione a termine regolamento fischiato prima, si prepara intanto anche Favilli, sbaglia Divaz il primo tiro dei due. Anzi, il fallo, scusate, è stato segnato a Del Testa, sbaglia anche il secondo, rimbalzo di Mediza, Bruni per Del Testa, c'è anche un po' di pressing ora. Poi palla per Mediza e c'è fallo di Divaz su di lui. È
il secondo per lui, esce del test e entra Favilli. Cambi anche per gli ospiti, entra Rossi al posto di Divaz, entra anche Cernivani per Magini e Lunetta Medizza. Realizza il primo. È la prima gita in lunetta per il rosso-blu. Realizza anche il secondo. Pressione di Favilli e di Toscano. Palla poi per Cernivani. Ancora fuori per Giannini. Toppo con palla toccata da Medizza. Toppo si vuole avvicinare. Palla poi fuori per Fiorito che sbaglia. Rimbalzo di Dell'Agnello. E fallo ancora per Cecina con Dell'Agnello. Arriva al primo fallo. Rimessa dal fondo, 14 secondi. Ancora Giannini. Uscita dai blocchi di Cernivani, palla per Toppo che va da Cernivani, stoppato da Dell'Agnello, infrazione di 24 secondi, bellissima la stoppata di Dell'Agnello che ha causato il recupero. Esce Giannini, torna in campo Magini. Rimessa rosso-blu. Toscano per Bruni. Ancora lo stesso Toscano, poi palla dentro e fuori, Dell'Agnello poi porta un blocco. Palla per Toscano, il quale va a attaccare il ferro. Sbaglia però da sottomisura. Magini a lanciare Rossi che mette a segno i primi due punti della sua gara. Bello l'assist di Magini sul contropiede. Blocco di Dell'Agnello. Palla per linee esterne. Attacca Toscano che vuole avvicinarsi. Gli viene segnalata un'infrazione di passi. Esce Toppo, torna in campo Divaz. Alla rimessa Fiorito. Ancora per Magini. Cernivani per Fiorito, fuori della linea da tre punti. Per Rossi, ancora per Magini. C'è stato un cambio con Dell'Agnello su di lui. Si alza e di tabella mette una tripla. Poi palla persa e recuperata da Cecina. Ancora Bruni che va al tiro un po' troppo frettolosamente. Palla che lo beffa. Sono tornati 9 i punti di vantaggio per la formazione ospite. Magini ancora all'arresto. Questa volta non ha la stessa fortuna. Sbaglia Bruni in palleggio. Chiama Medizza per un blocco. Manda via i giocatori, palla poi per Favilli e lui a andare ad attaccare il ferro, ma sbaglia. Palla toccata e rimessa per Pistoia con time out per la formazione ospite.
rimessa dal fondo per Pistoia, è rientrato Fratto per Dell'Agnello. Giannivani alla rimessa, palla per Fiorito che poi la consegna a Magini. Bruni su di lui, ancora palleggio per Magini, poi palla fuori per Cernivani, palla di nuovo per Magini, poi per Divas con Rossi, esce fuori, tiro da tre sbagliato questa volta da Fiorito, Bruni in palleggio. Toscano per Fratto, fuori ancora per Favilli che va ad attaccare, poi riapre. Toscano avanza, sbaglia e non c'è canestro, poi c'è fallo su Favilli al momento del tiro. Fallo probabilmente di Cernivani, vedremo ora se in effetti è così. Il secondo fallo anche per gli ospiti, con Favilli in lunetta. Sbaglia il primo. Realizza il secondo. Cambio per gli ospiti. Entra Maspero ed esce. Anzi, scusate, no, il cambio non è... Doveva uscire Divaz e non Fiorito. Tutto sistemato, si può riprendere il gioco. Ora è Maspero che gioca in posizione di play, poi però la palla va subito a Magini, ancora per lo stesso Maspero. Rossi cambia con Maspero che si trova contro Medizza. Fuori la palla per Cernivani, ancora fuori con Fiorito che oggi ha veramente la mano caldissima, mette un'altra bomba, lasciato colpevolmente solo. Ancora sono 9 di nuovo i punti di vantaggio. Toscano va ad avvicinarsi, viene fermato fallosamente e il fallo è di Fiorito, dovrebbe essere il primo per lui. E terzo di squadra, esce Favilli, torna in campo Zaccariello, esce Fiorito, va in campo Toppo. Bruni alla gestione, serve Zaccariello, ancora Bruni. Palla poi fuori per Zaccariello, lo stesso Bruni va ad attaccare, fuori per Fratto, è lui che ci deve provare, sbaglia, rimbalzo di Toscano che però apre il contropiede, può andare Toppo a schiacciare il massimo vantaggio sul più 13 ospite, con Cecina che ha segnato solo 3 punti dalla lunetta in questo quarto. Sbaglia ancora Toscano che poi va di frustrazione a commettere fallo. 5-0-5 alla fine, cambia per Cescina, esce Medizza, va in campo Gambolati, esce Toscano, va in campo Caroti. Parziale 10-3 in questo secondo quarto, con 3 punti solo dalla lunetta per la formazione cecinese. Palleggio per Maspero, palla poi per Magini, fuori per Cernivani, difende e commette fallo su di lui Gambolati. Primo fallo per lui, arriva al bonus. Con 4.50 da giocare. Cinciano!
palla per Rossi, continua a difendere a uomo Cecina, Magini esce, poi palla fuori, ancora fuori per lo stesso Magini che questa volta sbaglia, rimbalzo di Fratto per Bruni, non può andare però in contropiede Cecina, ora Gambolati fermato fallosamente da Rossi, per Rossi si tratta del primo fallo. Bonus anche per gli ospiti a 4:31, rimessa con 17 secondi per Cecina. Palla fuori, ancora Zaccariello per Caroti. Bruni arresta il tiro, realizza Bruni, sono i primi punti della sua gara. Chiama la zona anche Coccio Campanella ora. Toppo fuori per Magini. Anche Mastro ci prova e oggi è la beneficiata da 3 punti per la formazione ospite. Zaccariello prova a restituire da 3 ma sbaglia. Magini a gestire questo pallone con 14 punti di vantaggio sulle 34-20. Rossi ora arresta il tiro, realizza, non c'è difesa da parte di Fratto, arriva a più 16 il Bottegone che continua a giocare veramente una partita eccellente. Bruni non ha idee, passa fuori la palla per poi vicino a canestro e c'è un fallo su Fratto, abbastanza regalato da parte di Cernivani, è il secondo per lui e 2 tiri liberi per Fratto. Mentre rientra Giannini, rientra anche Del Testa per Bruni. Esce Cernivani, dopo il secondo fallo va in campo Giannini. Fratto in lunetta, 2 liberi. Realizza Fratto, va anche il secondo. Ancora Magini alla gestione, cambia con Rossi, poi lo stesso Rossi libero per un tiro che non va, però il tap out di Maspero consegna nuovamente palla alla formazione ospite. Toppo vuole servire Magini, lo fa, poi palla che va a Maspero, al tiro sbaglia, rimbalzo di Zaccariello, non corre però Cecina. Palla per Fratto, poi Del Testa da 3 punti per la tripla, ma è solo meno 11. Ancora Magini per Rossi, palla poi per Giannini, troppo facile questo gioco a 2, quasi senza difesa Cecina. Torna a più 13, ancora Fratto per Caroti, Caroti per Del Testa, finta il tiro da 3, poi ci ripensa, palla che va a Gambolati, si svita Gambolati, mette a segno il primo canestro della sua gara, 27-38, Magini va a pestare la linea laterale. Un po' di discussione in campo. Vediamo che esce Rossi che ha avuto un diverbio con Gambolati, entra Divaz. Non ci sono provvedimenti da parte dell'arbitro che è andato a richiamare entrambi. Rientra anche
Fiorito, esce Maspero. ...1.54 alla fine... palla Cecina, Carotti in palleggio, serve Del Testa, palla per Zaccariello, ancora per Del Testa, poi Carotti ci prova lui da tre punti, sbaglia, rimbalzo cecinese, ancora un'azione per il rossoblù, blocco di Gambolati, fuori per Fratto, corta la palla Zaccariello, palla che rimane lì, sbaglia poi anche Carotti ma recupera Gambolati che dalla media va a realizzare 4 punti consecutivi per lui, vantaggio sempre in doppia cifra però per gli ospiti. Giannini a lavorare sui blocchi, botta da toppo per Zaccariello, fuori la palla per Magini, su di lui c'è difesa ancora al tiro e realizza da tre anche Divaz. Mani non calde di più per quanto riguarda la formazione ospite, provano ora i rossoblù ancora con Del Testa, non va però la tripla e la percentuale delle triple sta facendo la differenza in questo momento. Palla ancora per Toppo, poi per Magini, c'è stato un cambio difensivo, palla fuori per Giannini, ci prova anche lui e anche Giannini, ormai vedono come una vasca da bagno il canestro, gli ospiti. Ancora una tripla, fallo assolutamente non fischiato e si chiude il quarto, non abbiamo capito questa ultima non fischiata con l'arbitro che va minaccioso a mandare via Campanella. Si chiude sul 29-44 il secondo quarto, a parte quest'ultimo fallo non fischiato, Bottegone per ora merita ampiamente i 15 punti di vantaggio. Secondi all'inizio del terzo quarto, due squadre pronte, i quintetti a rientrare in campo con 15 punti di vantaggio per la formazione ospite dopo i primi due quarti. Cecina rientra con Bruni, Gambolati, Del Testa, Carotti e Fratto, Toppo, Divaz, Fiorito, Giannini e Magini, il quintetto ospite. Prima palla rimessa da Bottegone. Palla consegnata a Magini. Poi Toppo, sempre uomo per la difesa cecinese, gira sui blocchi Magini, poi perde palla cercando di servire sull'angolo Giannini. Può giocare il primo attacco del terzo quarto Cecina. Palleggio per Carotti, blocco per lui.
palla fuori per Gambolati che ci deve provare da tre punti, sbaglia, rimbalzo è toccato da Divas e conquistato da Toppo, ancora Giannini, anzi Magini, c'è un cambio, resta solo Toppo e Toppo mette a segno due punti sul bell'assist di Magini. È iniziata come nel primo quarto la gara, ancora Gambolati fuori per Caroti, non prova il tiro, palla vicino per Gambolati che va ad avvicinarsi, poi si svita, sbaglia, rimbalzo è ospite, e ancora Magini che gestisce con tranquillità, lavora anche con il cronometro, la formazione ospite che non ha fretta le conclusioni. Toppo è rimasto lontano da canestro, palla fuori, deve tirare da tre punti e mette la tripla, ancora Tafly qui, Divaz anzi scusate, quindi continua la beneficiata, poi sbaglia Cescina, si va sul meno 20. Sono già 9 le triple messe a segno dalla formazione ospite in appena due quarti e un minuto. Ancora Giannini, palla per Bruni, palla scusate per Fiorito su cui lavora Bruni in difesa e c'è un fallo dello stesso Bruni su Fiorito chiamato dal primo arbitro, secondo fallo per lui e primo di squadra. Rimessa ospite, ancora Tafly, anzi Divaz scusate, in possesso di palla, poi Magini, palla sul piede per Fiorito, deve tirare allo scadere, quasi fa canestro, poi però c'è Toppo che recupera il rimbalzo, restituisce ancora a Magini che va ad attaccare, palla fuori per Giannini, marcato, sbaglia il tiro da tre anche con un po' di sfortuna. Bruni attacca, transizione fermata da Magini che spende il suo secondo fallo e primo di squadra per gli ospiti quando mancano 7:38 alla fine, con un parziale del terzo quarto di 5-0. Ancora a zona, palla che arriva vicino al canestro, a fratto, fermato però da Divaz, può correre Giannini che poi serve di nuovo per linee esterne. Ancora Divaz al tiro da tre, questa volta crossa più che tirare, Caroti può attaccare, poi fuori ancora per Gambolati. Non c'è però gioco da parte della formazione rosso-blu, ancora vicino a canestro, si vuole andare con Gambolati. Su di lui c'è un fallo di Fiorito, secondo fallo anche per lui. Non ci sono problemi di falli per gli ospiti come pure per i rosso-blu, 14 secondi per la nuova azione. Gambolati si avvicina a canestro, apre poi fuori, fuori ancora per Bruni, arresto e passaggio a fratto per il canestro di fratto per il punto numero 31. Ci prova anche Toppo da tre, lasciato solo, e anche Toppo si iscrive alla partita con un metro di vantaggio, realizza beneficiata, siamo a 10 canestri da tre punti. Bruni ci prova a restituire ma sbaglia, rimbalzo conquistato da Gambolati e c'è un fallo di Divaz su di lui, dovrebbe essere il terzo per il giocatore di Pistoia. Si prepara a rientrare Rossi, lo fa proprio al posto di Divaz. Bruni alla rimessa, palla fuori per Del Testa, ancora per lo stesso Bruni, è lui che attacca, fuori ancora per Fratto che ci prova ma sbaglia,
falso di Gambolati che segna prendendosi anche il fallo di Fiorito. Tiro libero supplementare con Bottegone che arriva al bonus a 6-0-7. Gambolati in lunetta per il supplementare. Realizza Gambolati. Ora un po' di pressione da parte della difesa con Bruni che recupera il pallone, palla per Fratto, fermato fallosamente da Fiorito. Molto probabilmente per Fiorito è il quarto fallo. Esce Magini che va a essere sostituito da Maspero. Quarto fallo per Fiorito, che resta comunque in campo, Fratto in lunetta per due tiri liberi. Realizza il primo. Realizza anche il secondo. Si prepara il rientro di Divas, tre falli per lui, esce Fiorito con quattro. Ancora un po' di pressione per Cecina, Giannini per Toppo, di nuovo per Giannini, palla per linee esterne ancora, ora è Maspero che gestisce, palla per Toppo. Va a servire Bruni, ancora per Gambolati, Gambolati a segno, ancora difesa zona per Cecina che sfida un po' i tiratori, palla per Giannini, Divac per Rossi, ancora per lo stesso Divac, poi per Maspero, palla per Giannini, scade il tempo, non c'è canestro, può correre Bruni per Gambolati, per Fratto, e c'è canestro di Fratto che riporta a meno 12 con time out immediato della formazione ospite sul 40-52 con 4-58 da giocare. Entrano le due formazioni, si riprenderà con la rimessa per Bottegone. C'è cambio per la formazione ospite, rientra Cernivani, esce Divas. Per Giannini, ancora per Maspero, poi per Rossi, si piazza zona ora la formazione rosso-blu, palla fuori per Cernivani, Rossi, Maspero per Giannini, fermato da Fratto che lo stoppa, può andare in attacco Cecina.
alla per del testa che si sente caldo, ma non va il tiro da tre. Vuole ancora zona, coach Campanella, gira palla Bottegone, palla che arriva a Maspero, e anche Maspero mette la tripla. Sono già tre anche in questo quarto quarto le triple, buonissima percentuale, su questa statistica che si sta decidendo la partita. Carote al tiro da tre, lui non va, e la differenza sulla percentuale è quella che sta facendo meritatamente vincere Bottegone. Fallo in attacco della formazione ospite. Il fallo è di Toppo, per lui è il secondo. Rimessa rosso-blu. Palleggio ancora contro la zona, blocco di Gambolati per lui, gira la palla per linee esterne, Bruni per lo stesso Carotti, poi ancora Bruni che si va ad avvicinare, palla vicino a canestro, sbagliata, fallo in attacco di Cernivani che spinge Gambolati. Per Cernivani si tratta del terzo fallo, palla quindi nuovamente per il rosso-blu. A Carotti, 3 minuti e 18 alla fine del terzo quarto, 15 sono i punti da, ed ora Cernivani va a riprendersi il fallo con uno sfondamento di Carotti. Per Carotti si tratta del secondo fallo. Ancora un po' di pressione, Rossi attacca, poi torna indietro, passa di nuovo a Maspero che gira per linee esterne sulla zona messa da Cernina. Bruni recupera il pallone, serve Carotti che però non lo può controllare, palla e tocca la struttura e quindi rimessa per la formazione ospite. Palla ancora per Cernivani, gestisce con Rossi che spinge, anche in questo caso stesso metro per l'arbitraggio, fallo di Rossi su Bruni. Ultime azioni veramente confuse, 2:49 alla fine del terzo quarto. Carotti in palleggio, palla per Bruni. Fuori della linea da tre punti ancora Bruni, poi Fratto, fuori per lo stesso Bruni, ancora gira per linee esterne il pallone, Fratto si va ad avvicinare, fuori per Del Testa che dovrà andare a tirare da lontanissimo, sbaglia, il rimbalzo è di Gambolati ma non c'è controllo, palla per Cernivani, non affretta la formazione ospite e poi Maspero mette ancora una tripla. Quattro triple consecutive per la formazione ospite, Fratto ad avvicinarsi a canestro, realizza e si prende poi, non abbiamo capito cosa è stato fischiato, un fallo antisportivo a Bruni, quindi canestro di Fratto che porta il rosso-blu a quota 42, poi c'è un antisportivo di Bruni che arriva al terzo fallo.
esce intanto del test, esce anche Bruni, vanno in campo Zaccariello e Favilli e ci saranno due tiri per Giannini. Realizza il primo. Sbaglia il secondo, si resta sul 5-9-4-2. Palla ancora a Giannini, su di lui Favilli in difesa. Poi Rossi ancora per lo stesso Giannini, ancora Rossi che va a attaccare, si arresta, sbaglia da sottomisura. Carotti a portare palla per Zaccariello, ancora per lo stesso Carotti. Favilli per Carotti, ci prova da tre punti, sbaglia, rimbalzo di Zaccariello per Fratto e si svita e mette a segno altri due punti. 1-29 alla fine. Maspero che si scontra con Carotti. Carotti fa fallo di faccia contro il gomito di Maspero. Terzo fallo per Carotti e bonus raggiunto anche da Cecina. Esce intanto Gambolati, va in campo Medizza. Esce anche Carotti, va in campo Bruni. Cernivani alla rimessa per Maspero, sul quale ora difende Bruni. Palla per Giannini, ancora per Maspero, fuori per Rossi dalla media, realizza anche Rossi. E grandi percentuali di tiro, grande tranquillità per la formazione ospite che sta giocando veramente una bella partita. Bruni al tiro da tre, sbaglia, rimbalzo di Medizza per Favilli che segna da due punti. Ultimo minuto iniziato del terzo quarto, sempre sul meno 15. E terzo quarto finora in parità. Cernivani in palleggio, attacca Zaccariello, poi deve servire in emergenza Rossi, Giannini, passa e tiro e realizza con un po' di fortuna, però l'ha provata Giannini. Brutti segnali per il rosso-blu che tornano a attaccare la zona. 9 secondi alla fine, chiama un blocco Bruni per andare ad attaccare, poi passa palla fuori, ci prova Fratto da lontanissimo, mette la tripla che chiude questo quarto sul 49-63 a favore della formazione ospite.
si sta per riprendere l'ultimo quarto. Quintetti in campo per Piescina e Bottegone. Entra Dell'Agnella al posto di Medizza, anzi no, al posto di Fratto, scusate, Medizza in campo, rimessa per Cecina. Si piazza già a zona. La formazione ospite. Bruni ancora ad attaccare, poi serve Zaccariello, sempre fuori, Bruni da tre punti, tripla di Giovanni Bruni per aprire l'ultimo quarto di gioco. Attacca Maspero e Bruni ancora ad un fallo antisportivo, due liberi quindi e... rimessa per gli ospiti. Anzi, il fallo, scusate, è di Zaccariello. Realizza Maspero. Realizza anche il secondo. Rimessa di Giannini per Cernivani. Può attaccare ancora Pistoia con Toppo che tiene palla, va a servire Giannini. Palla fuori ancora per Maspero, questa volta non va, rimbalzo di Favilli per Bruni. Bruni in arresto, sbaglia, rimbalzo e fallo di Medizza. Su Rossi, secondo fallo, si prepara il rientro di Caroti. Esce Bruni, in campo Caroti. ...9-0-8 alla fine, rimessa a Bottegone. Palla per Giannini, su di lui è Favilli in difesa. Ora Toppo, palla poi per Maspero che sbaglia il servizio a Toppo, ancora una rimessa rosso-blu. Caroti in palleggio, attacca la difesa, poi palla fuori per Zaccariello, è lui che ci prova da tre ma non va. Il rimbalzo è di Toppo. Cernivani linee esterne, Zaccariello recupera un pallone su Rossi, va a portarlo in avanti, poi però sbaglia il servizio a Medizza che era marcato da due uomini e c'è un nuovo recupero per Toppo che va a attaccare, poi riapre fuori, riprende palla, ancora fuori per Giannini che è rimasto libero, sbaglia fortunatamente. Cecina può attaccare ma sembra avere poche idee su come farlo. Medizza vicino al canestro realizza appoggiandosi al vetro il nuovo meno 11 quando mancano 7 minuti e 56. In pressione Caroti, palla che è stata toccata e quindi assegnata alla formazione ospite, toccata da Zaccariello. Esce Cernivani, torna in campo Fiorito, rimessa per Giannini. Ancora Rossi che va a prendere palla,
Vediamo cosa è stato fischiato. Fallo probabilmente a Dell'Agnello. Mentre esce Mascolo, arriva in campo Giannini. Dell'Agnello sale a due falli, sono tre di squadra contro zero degli ospiti. Rimessa laterale, 14 secondi per l'azione di Bottegone. Con 7:41 da giocare. Ancora Rossi per Giannini, Favilli su di lui. Blocchi per favorire Giannini, palla fuori per Rossi, fa saltare e poi Toppo da sottomisura in qualche maniera mette a segno. Medizza per Dell'Agnello, sbaglia da sottomisura sulla difesa di Toppo, si prepara a rientrare Fratto. Ancora Fiorito fuori. Sono ancora lui e Magini che si scambiano il pallone, poi va a attaccare, arresta il tiro sbagliato, può andare in contropiede ma non riesce a farlo Carosi, che si ferma andando da Favilli, gira ancora per linee esterne, non prova il tiro da tre, passano però i secondi, palla fuori non ben consigliata per Dell'Agnello che poi va a sbagliare da sotto e c'è un fallo di Medizza giusto su Rossi. È il quarto di squadra, 6:31 bonus per Cecina con 0 falli per Bottegone. Esce Dell'Agnello, esce Medizza, esce anche Favilli in campo del testa Fratto e Gambolati. Rimessa per arbitro nel mezzo che fa bruciare il recupero da parte di Del Testa, si è trovato una posizione sbagliata, cose che possono succedere. Palla fuori per Del Testa, il tiro da tre che non va e Bottegone può gestire questo pallone con Magini in palleggio. Ancora Carosi su di lui, aspetta un blocco, poi serve Fiorito che si avvicina, sbaglia da sottomisura, può andare in contropiede Fratto per Carosi che appoggia alla tabella il nuovo meno 11. Ora ancora pressione, 5:20 alla fine, con Pistoia che gestisce il cronometro. Palla per Rossi dalla media, realizza ancora Rossi che ha mostrato una buona mano, ancora più 13. Palla per Fratto vicino al canestro. E lui a mettere ancora due punti per il rossoblù, forse l'unico che ha giocato da come sa questa gara. Palla ancora per Giannini, non c'è infrazione di passi ma c'è fallo di Del Testa e Giannini andrà in lunetta. Ora è penalizzante la situazione falli. Esce intanto Zaccariello, va in campo Bruni ed esce Rossi e va in campo Divaz. Due tiri liberi per Giannini. Sbaglia il primo. Realizza invece il secondo.
tornano 13 punti di vantaggio, gambolati per Caroti, arresto e palla per Franco che la dà fuori di nuovo per Caroti, al tiro da 3 non va. Come si diceva, le percentuali sono quelle che danno il risultato finale, più 13 bottegone, meritato come dicevamo prima. Fiorito gira ancora per linee esterne, arriva al limite la formazione ospite, Fiorito ci prova da lontanissimo e la mano ormai è calda, mette ancora una tripla. La tranquillità della formazione ospite rispetto a il nervosismo di Cecina fanno tutta la differenza del mondo. 3:44 alla fine, più 16 per Cecina, si avvicina una sconfitta veramente che non si aspettava. Palla per Gambolati, c'è un fallo di Divaz, per lui è il quarto ma è solo il primo di squadra quando mancano 3:37 e quindi c'è rimessa per i rossoblù. Zona anche sulla rimessa, Gambolati ad attaccare lo stesso Divaz, poi fuori per Del Testa che ci prova, mette la tripla. Sono 13 per GR Service. Fallo in attacco ora fischiato a Giannini. È il primo fallo per lui. Rimessa Cecina. Si provvede ad asciugare il parquet. Caroti in palleggio, 3:13 alla fine, ancora Del Testa, non se la sente per il tiro da 3, lo prende da 2 e lo sbaglia Gambolati. Ancora Magini nella metà campo avversaria, ora gira palla, Fiorito a toppo che riapre fuori per Giannini, ci prova da 3, sbaglia, rimbalzo di Bruni, palla lunga ma persa in un lancio verso Del Testa, può ricominciare con 24 secondi la formazione del Bottegone che va a gestire ancora Magini, fuori per Divaz si avvicina e mette a segno in appoggio, bello anche questo canestro per il nuovo più 15, Bruni per Fratto, fallo di Giannini, è il terzo di squadra per gli ospiti ed è il secondo di Giannini. Del Testa, anzi Bruni alla rimessa dal fondo. Palla persa ancora sulla rimessa, non ne va bene proprio una alla formazione cecinese. Ora però recupera palla, si arresta Del Testa, mette ancora una tripla, time out con 1:54 per coach russo che non vuole vedere cali di concentrazione da parte dei suoi. .54 alla fine, si rimetterà nella metà campo offensiva per Bottegone in vantaggio dall'inizio della gara, ricordiamo un 7-0 subito nei primi due minuti.
che ha indirizzato la gara, cioè non è mai riuscita a recuperare, sempre stata sotto nel punteggio. Ora sono 12 punti di vantaggio. Si rientra in campo, 1.54 da giocare. Giannini in alla rimessa. Palla recuperata, può andare in tiro Caroti. Caroti mette la tripla del meno 9. Ora c'è ancora pressione con palla a 2, che però è sempre favorevole agli ospiti. Diciannove secondi, meno 9 per il rossoblù. C'è ancora pressione, ma bisogna dare un occhio anche agli eventuali falli. Magini sbaglia, Caroti a recuperare il pallone per Bruni. Bruni va ad attaccare il ferro, fuori per Gambolati, ci deve provare lui da tre punti. Palla che non va, Bruni però recupera il pallone, ancora per lo stesso Gambolati. Si riprova Gambolati, sbaglia ancora del testa ad appoggiare da sottomisura per il meno 7 quando manca 1 minuto e 8 secondi. C'è pressione e c'è fallo chiamato dall'arbitro nei confronti del testa, quindi due tiri per gli ospiti. Del testa arriva al quarto fallo, Fiorito in lunetta. Realizza il primo, ha fatto molto bene tutta la partita il giocatore ospite Fiorito, è stato veramente il migliore dei suoi. Sbaglia il secondo, palla ancora per il rossoblù, Caroti per Gambolati, fermato da Toppo, e poi c'è canestro per Gambolati e tiro libero supplementare sul fallo di Toppo. Un tiro supplementare, 53 secondi e 8, 6 punti da recuperare. Gambolati in lunetta, realizza, ancora un po' di pressione su Fiorito che rimane ingabbiato. Gambolati recupera il pallone, serve Caroti, può andare ad attaccare il ferro. C'è un fallo, ma anzi sì, ora c'è il bonus anche per la formazione ospite, quindi Caroti andrà in lunetta. E time out di coach Russo che vuole parlarci sopra. 41 secondi e 2.
Attaccarotti per cercare di accorciare ancora il divario. Realizza il primo. Realizza anche il secondo. Fischiato fallo a Bruni che manda in lunetta l'avversario. Raddoppiato. Decisione questa abbastanza incomprensibile. Fiorito in lunetta. Realizza Fiorito. Realizza anche il secondo, cioè il time out della formazione di casa. Si riprende con Cecina che rimetterà la palla in zona di attacco. Vediamo se andrà a un tiro rapido da 2 o da 3. Restano comunque 2 possessi. Ci sarà quindi necessità di fare ulteriormente fallo, di trovare pressione sulla rimessa del Testa a rimettere in campo questa palla. Per Carotti, fuori per Fratte, lui a prendersi il tiro da 3 e mette la tripla che porta a meno 2. Non può andare fino in fondo, c'è un fallo di Bruni che è il quinto su Magini. In campo Zaccariello per Bruni, vediamo. Magini in lunetta. Realizza il primo. Con il secondo dà sempre 2 possessi di vantaggio. Lo sbaglia, il rimbalzo è di Fratto. Ora vediamo se andrà per il tiro da 3 Carotti oppure no. Palla per Del Testa, per il pareggio di Del Testa, con 13 secondi però per la formazione ospite. Vediamo se ci sarà l'ultimo tiro oppure il supplementare. Zaccariello recupera, tiro che non va e si chiude sul 7-9, tempi supplementari per Cecina, che lo ha conquistato veramente con il cuore.
riprende con il supplementare. La rimessa è per il rosso-blu. Prima azione del supplementare, sempre contro la difesa a zona. Gira la palla per linee esterne, Cescina. Carotti in palleggio, attacca la difesa. Poi serve Zaccariello che si avvicina ancora per Carotti e lui da tre punti. Sbaglia, recupera però il suo stesso rimbalzo e ricomincia passando per Del Testa, poi Fratto, poi Gambolati, ancora per Carotti, ci prova da lontanissimo, sbaglia, rimbalzo di Zaccariello, torna ancora fuori da Carotti, vediamo questo terzo attacco consecutivo, Gambolati per Del Testa, ci prova anche lui da tre punti e il capitano la mette per il primo vantaggio della partita per i rosso-blu. Ora Divaz sempre per linee esterne, ancora Giannini, palla che arriva a Divaz, poi Toppo, su di lui c'è Gambolati, viene fischiato un fallo al pivot rosso-blu con Toppo che andrà in lunetta per due tiri liberi, mentre rientra Rossi. Vediamo chi esce, esce Tafly, esce Divaz, scusate, Toppo in lunetta per due tiri liberi. 3.51 alla fine. Realizza il primo. Realizza anche il secondo, si porta a meno uno. Nuovo attacco rosso-blu, sempre contro la zona. Fratto perde palla però tentando di scaricare a Zaccariello, la recupera quindi Pistoia che va da Toppo che realizza da sotto misura, si va con l'esperienza negli ultimi minuti, torna più uno la formazione ospite. Ancora Carotti, fuori per Gambolati, palla per Fratto che era rimasto solo sotto canestro, torna in vantaggio Cescina. Ancora Toppo, serve Giannini che si fa beffe del Testa e va a appoggiare. Ancora Carotti in palleggio. Serve Gambolati, poi Fratto vicino a canestro, se la gioca contro Rossi, palla fuori, deve andare a tirare Carotti, lo farà invece Gambolati, sbaglia il tiro, rimbalzo è di Rossi, può attaccare ancora la formazione ospite, palla ancora per Giannini. Sono blocchi per tentare di liberare Fiorito, poi per Toppo c'è fallo e canestro, fallo di Fratto e canestro di Toppo che andrà anche in lunetta per un tiro libero supplementare. L'esperienza di Toppo che viene fuori in questo supplementare. Il 35enne giocatore pistoiese con esperienze anche in Serie A, proprio con la formazione di Pistoia, ha segnato già 6 punti in questo supplementare, può riportare ora sopra 4, quindi con 2 possessi la formazione ospite. Mancano 2 minuti e 10 alla fine. Realizza anche il supplementare. In attacco Carotti,
ancora la zona da attaccare, palla fuori per Zaccariello, poi Gambolati fuori per Del Testo, ci prova lui da tre punti, sbaglia, step out, quindi nuovo attacco per Cessna, Carotti si ferma, serve Frasso, poi di nuovo Zaccariello, Carotti ci prova lui da lontanissimo, sbaglia, tiro corto, palla ancora per la formazione ospite, Giannini gestisce quando manca un minuto e mezzo, potrebbe portare a due possessi pieni la sua squadra. Palla ancora per Toppo che recupera, infrazione di passi per lui, 1-17 alla fine, rimessa rosso-blu. Carotti alla gestione, è passata a uomo la difesa, Carotti realizza battendo il suo uomo, ora si riporta in difesa su Mangini, un minuto alla fine, due punti di vantaggio per gli ospiti, ancora Mangini per Toppo, palla però recuperata, Carotti può andare in attacco a prendersi invece una stoppata da parte di Rossi, gestisce ancora la formazione ospite, è Fiorito che lo fa quando, consegnando palla poi a Giannini, non può naturalmente andare fino in fondo, stanno scadendo i 24 secondi, Giannini da lontanissimo, palla che non va, 25 secondi, time out per coach Campanella. Vedremo quale sarà la scelta di coach Campanella, se per un tiro da due per pareggiare o per un tiro da tre, e anche quando sarà effettuato questo tiro e poi le eventuali contromosse di coach Russo, che sicuramente non vorrà spendere fallo, farà difendere i suoi. Arbitri che vanno a richiamare le squadre in campo per questi ultimi 25 secondi, se sarà sufficiente il primo tempo supplementare. Rimessa Zaccariello, tornata a zona la formazione ospite dopo un giro a uomo, vuole andare all'ultimo tiro molto probabilmente coach Campanella, probabilmente per il pareggio. Vediamo Carotti ancora sui blocchi, va ad attaccare, fuori per Fratto dal tre punti, tiro che esce, c'è fallo di Carotti su Toppo, manca però un secondo e due e quindi diciamo che la partita può essere considerata, è uscita, è entrata e uscito il tiro di Fratto, era stato ben costruito, si va al time out chiamato da coach Russo, che farà molto probabilmente sbagliare il tiro di Toppo per essere sicuro, cioè diciamo prima il primo, se fa il primo chiaramente può realizzare anche il secondo, vediamo
come si concluderà questa gara. Toppo in lunetta, quindi per due liberi a un secondo e due dalla fine. Primo tentativo realizzato. Diciamo partita chiusa a questo punto. Si tratta soltanto di fissare il risultato. Toppo sbaglia apposta il secondo e si chiude sull'8-6, 8-9 a favore del Bottegone dopo un tempo supplementare. La prossima gara interna fra due settimane contro la Pallacanestro Centro.